Incondizionatamente, coraggiosamente, fiduciosamente sì. Questo è il messaggio che ha lanciato Giovanni Paolo II per quella che è la mia esperienza, ma anche per l'esperienza di tanti giovani, di tante persone che lo hanno seguito e lo hanno amato. Questo sì incondizionato alla storia, a dire sì ogni giorno alla chiamata che Dio ha sulla vita di tutti noi. Ed è un sì che a volte richiede coraggio, richiede sicuramente fiducia e a volte, e come è stato nella vita del Papa, richiede proprio un sì incondizionato, perché anche come diciamo del musical, dietro gli onori e gli applausi c'è una verità che si paga e Giovanni Paolo l'ha pagata caramente. Tre parole per raccontare una vita e un messaggio straordinario, quello di San Giovanni Paolo II nel musical Uomo tra gli uomini, cos'è la santità se non un sì. Scritto e diretto da Sabrina Morganti e in scena al Teatro Sistina di Roma il 25 e 26 aprile, alla vigilia del secondo anniversario della canonizzazione di Karol Wojtyła. Uno spettacolo in due atti ricco di musica e coreografie, nel quale il grande Papa polacco non appare mai in scena, ma è evocato dai ricordi e dalle esperienze di un gruppo di amici, i cui genitori avevano vissuto accanto al giovane Don Karol in Polonia. Il 2 aprile del 2005, la notte della morte di Giovanni Paolo II, gli amici si ritrovano in un salottino a sfogliare un album di vecchie foto dei genitori e del Papa e raccontano come le loro vite da ordinarie sono diventate straordinarie seguendo gli insegnamenti del santo. Che pena vederlo ridotto così. Quell'ultimo giorno affacciato alla finestra. Perché quel gesto? La voce non voleva uscire, lui ha colpito il leggio con la mano. Cosa aveva ancora di così importante da dirci che non ci avesse già detto? Le loro storie si intrecciano con i momenti del pontificato di Giovanni Paolo II e gli amici imparano a dire sì alla loro chiamata alla santità nel quotidiano, nonostante l'opposizione del personaggio del male, protagonista antagonista del musical. Ho scritto di getto, dando forma e parole a un'immagine che avevo nella testa, che era quella di come un affresco con l'uomo al centro, con la sua storia, la sua vita, le sue crisi, i suoi dolori, le sue gioie, e poi la figura di Giovanni Paolo, questo uomo straordinario che ha vissuto a fianco degli uomini, e di lato c'era questa nicchia dove c'era questa figura del male, questo che nel musical lotta contro il nemico bianco, che è il Papa, ma metaforicamente lotta con qualunque uomo che voglia realizzare pienamente la sua storia, è presente e non si può tacere, perché in fondo che cosa fa il maligno? Cioè ci seduce attraverso le immagini, ci seduce attraverso le proiezioni, mentre Dio opera nel reale e lui opera nella fantasia, sul piano della fantasia. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Cristo sa cosa è Per informazioni su prossime date dello spettacolo, inserito tra gli eventi culturali ufficiali del Giubileo, è possibile consultare il sito www.uomotragliuomini.it.